Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Alla mia sinistra vedete un viso nuovo oggi, ma non nuovo per Palermo, evidentemente conosciuto. Io volevo intanto ringraziare il nostro nuovo mister per aver accettato l'incarico. Abbiamo lavorato di giorno e di notte per trovare questa soluzione che per noi è quella ottimale, però ovviamente siamo convinti di dovergli dare una mano nel suo percorso. Alla luce di ciò lascerei la parola ai tecnici, perché più di me sicuramente riescono a inquadrare la situazione, quindi l'amico Fabrizio e poi il nostro mister. Buongiorno signori. Allora, questa mattina si è formalmente conclusa l'intesseramento del mister. Si è conclusa stamani dopo 3 giorni con cui spesso con voi ho parlato, che giustamente non capivano perché avevamo bisogno di riflettere su questa scelta a prescindere da alcuni nomi che sono stati accostati a noi ed altri più o meno veritieri. La logica che ci ha accompagnato in questa scelta era di un confronto programmatico con gli allenatori, non volti a capire il modulo di gioco 3, 4, 5, il modulo a farfalla, ma capire invece quello che il tecnico ha in questo momento la capacità di sposare questo progetto di sviluppo e di ripartenza di questo nuovo progetto sportivo. C'era la necessità quindi di conciliare la parte, diciamo, culturale, sportiva, proprio manageriale, vorrei dire, oltre naturalmente le capacità tecnico-sportive di cui chiaramente non se ne discute. La mia soddisfazione della giornata di ieri è stata quando al rientro da Marsala, dove purtroppo anche uno ci ha beccato lì a un ristorante, io purtroppo perché ieri sera è stato dato per scontato che avevamo trovato la quadratura del cerchio. Il mister non si è offeso quando ieri sera gli ho detto: mister, non ti offendere, che ci vorrei pensare una sera, ma non per la tua persona, perché questa scelta per noi è una scelta importante. Come sempre, la scelta dell'allenatore è la scelta più difficile delle scelte che si fanno all'inizio stagione, ma se non ero in questa situazione particolare, ieri sera avrei telefonato a Salvatore Balte e tutto il mondo e gli avrei detto: ho trovato l'allenatore fa per noi. Invece gli ho detto: ci pensiamo stasera, domani mattina quando voi arrivate a Palermo ci confrontiamo. Stamani mattina di buon'ora sono arrivati, ci siamo parlati, ho trasmesso tutto l'entusiasmo che ho sentito ieri dal confronto che ne è uscito fuori tra me e Pasquale Marino, che oltre all'aspetto tecnico-sportivo e programmatico ho sentito anche una forza ulteriore, che è quella della sua appartenenza a questo territorio. Dell'orgoglio che lui ha nel stare qui con noi e di lavorare per questo progetto in questa terra che lui così tanto ama. Non vi nascondo che questo è stato un elemento che ha contribuito molto anche a farmi sentire, dico, ecco, siamo probabilmente, è l'uomo giusto che fa per noi in questo momento. Stamattina abbiamo sottoscritto, tra l'altro l'avete messa in video l'atto della firma, quindi stamattina abbiamo anche formalizzato gli accordi. Da oggi iniziamo, appena terminiamo qua, iniziamo i lavori, perché c'è subito da capire un po' cosa fare, da programmare il ritiro, da fare tante cose. Tra l'altro, grazie fortunatamente anche al business della nostra casa madre, dell'Arcus, abbiamo la fortuna di poter contare su prestigiose e numerose soluzioni che insieme a lui valuteremo, proprio perché insomma dobbiamo cercare di individuare la soluzione migliore, e quindi però insomma un pochino di vantaggio ce l'abbiamo avendo la fortuna di avere l'azienda madre che ci accompagna. Mister, credo sia il tuo momento. Grazie a tutti, ringrazio per le belle parole del direttore, e come ha detto lui sono abbastanza contento di avere ricevuto questa proposta e di accettarla, perché insomma è un'occasione importante allenare, diciamo così, per un siciliano una società come una squadra come il Palermo, e quindi questo mi rende orgoglioso per cercare di fare qualcosa per una squadra della mia terra, per cui
Certamente le responsabilità sono tante, però questo fa parte del nostro lavoro e ci impegneremo al massimo per fare bene. Ecco, quindi sicuramente con l'appoggio della società, perché è chiaro che noi allenatori dobbiamo avere il supporto per cercare di costruire una squadra che cerca di, che deve sicuramente dare le soddisfazioni che questa città merita. Ciao Pasquale, benvenuto. Ciao, intanto. Grazie. Senti, al di là di chiederti probabilmente qualche dettaglio della chiacchierata che hai fatto con Lucchesi, mi interessa un aspetto. Lucchesi ha sottolineato ieri una piccola novità rispetto a quello che si può pensare del Palermo. Palermo è una città che dovrebbe vincere per obbligo, perché si chiama Palermo, perché viene da 3 anni di B, perché viene da anni difficili, perché è o si sente una capitale. Ma mi pare che questa nuova società, il discorso di Lucchesi ieri in particolare, abbia messo prima il punto sul discorso di cercare prima un formatore che un allenatore, come quasi a diminuire la pressione che ogni allenatore che è mai venuto a Palermo ha sempre avuto, ed è normale che abbia perché gioca di fronte a 30.000 spettatori, si spera, e a 1 milione di tifosi, o comunque 1 milione di persone che vivono in città. Ecco, tu senti, come dire, che il tuo ruolo è a questa doppia valenza, cioè quello di dover rispettare una grande attesa, quella di una grande città, ma al compenso creare un fenomeno che deve durare nel tempo. Ma sicuramente sì, perché per iniziare un percorso, un ciclo nuovo, bisogna programmare bene e creare una struttura che sia che possa durare nel tempo. Quindi è inutile fare proclami o fare parlare di vittoria immediatamente. Noi dobbiamo costruire, sapendo la chiarezza che c'è stata da parte della società, che c'è anche da pianificare alcune situazioni che con le dinamiche che impone il calcio. Quindi c'è da fare l'uno e l'altro, bisogna essere bravi in questo, bisogna trovare le persone giuste che accettino il progetto, e per creare, come dicevo prima, un gruppo di giocatori che possa dare soddisfazione, perché la gente di Palermo sicuramente ha bisogno di tornare a casa quando vede la partita col sorriso, che si è divertita. Ci si diverte meglio quando si vince, però le vittorie arrivano attraverso il gioco, quindi non si può improvvisare, e di conseguenza bisogna cercare le pedine adatte per mandare avanti questo progetto. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Volevo chiederle prima di tutto cosa l'ha convinta di questa nuova società e quindi di accettare, e poi in secondo luogo se le hanno chiesto di vincere subito oppure no. Abbiamo detto che piacerebbe vincere subito, però bisogna prima cercare di costruire le fondamenta giuste, perché poi per ottenere dei risultati bisogna avere veramente una società giusta, una società che è sempre presente, per cui è importante questo lavoro che bisogna fare in questo periodo, perché sicuramente ci saranno tanti cambiamenti. È normale che l'obiettivo per una città come Palermo è di fare una squadra competitiva, però è chiaro che bisogna aspettare, bisogna vedere gli sviluppi di tutte le altre squadre, che tipo di squadre andranno a fare, quindi è presto per fare le valutazioni. L'ambizione c'è, perché è inutile. Poi per quanto riguarda la convinzione, perché ho visto quello che, diciamo così, ha vissuto il Palermo in questi mesi, e ho pensato che se degli imprenditori investono su questo progetto, significa che hanno le idee chiare per portare a questa squadra dove merita. Ecco, per cui è normale che se si fanno dei sacrifici per cercare di fare di tutto per restituire quantomeno la categoria alla squadra, è chiaro che le ambizioni ci sono. Sì, ben trovato. Due curiosità mi interessano più delle altre in questo momento. Lucchesi ieri ha detto che è stato convinto dalle sue parole, dalla sua voglia carica di sicilianità. Siccome lei di trascorsi sulle panchine siciliane ne ha parecchie, mi piacerebbe sapere cosa ha trasmesso, come gliel'ha trasmesso, cosa gli ha detto, insomma. No, per la verità gli ho fatto assaggiare il couscous, che è una... Che,
che diciamo a Marsala dalle nostre parti lo fanno molto bene, quindi nel momento in cui ha gradito ha dato anche un parere positivo, per cui non è stato difficile, insomma, ognuno si gioca le sue carte per ottenere qualche risultato, per cui il fine giustifica i mezzi. Però abbiamo parlato, abbiamo, diciamo così, pianificato un attimino quello che si dovrà fare, quello che dovrà essere il lavoro e l'inizio del lavoro che dobbiamo fare. Sappiamo che c'è tanto lavoro da fare, perché, ripeto, sicuramente ci sono tanti giocatori in scadenza, tanti giocatori che andranno via, e quindi bisogna muoversi bene, dico, in sintonia, lavorare sempre in sintonia per raggiungere gli obiettivi adatti al Palermo, perché bisogna cercare, diciamo, un mix tra giovane e gente di categoria, perché è chiaro, come ho detto e come sappiamo tutti, la maglia del Palermo in questa categoria pesa molto di più rispetto a tante altre squadre, quindi se si devono prendere giovani di un certo livello, ecco, perché sicuramente è importante la personalità di chi arriva a Palermo, e quindi al di là delle qualità tecniche che devono essere indiscutibili, per cui c'è un buon lavoro da fare e noi ci dobbiamo impegnare al massimo per arrivare all'inizio del ritiro con una rosa, non dico completa, però a buon punto. La seconda curiosità è legata alle sue precedenti esperienze, partirei anche dal Paternò se non fosse troppo remota come esperienza, però dico, stiamo parlando di 15 kg fa circa, esatto. o 10-12, insomma. Però cosa c'è Paternò, Catania, insomma tutto quello, anche le piazze da giocatore, cosa c'è che le potrà servire in questa esperienza a Palermo? Ma sicuramente parecchie volte sono stato accostato al Palermo, qualche volta concreta, altre volte meno, addirittura una volta da calciatore sono stato molto vicino al Palermo, è stato nell'anno in cui l'allenatore era De Biasi, Rosati, che giocava ancora De Biasi, Maiellaro, De Vitis, questo. Io ero all'Acragas e dovevo finire al Palermo da calciatore e dovevo firmare un precontratto, poi è svanito tutto, perché mi ricordo che all'epoca c'è stato il presidente che è stato ucciso, Parisi se non ricordo male, ed è saltato tutto in quella fase. Poi da allenatore sono stato accostato qualche volta, qualche interessamento so per certo che c'è stato, non si è mai concretizzato. Adesso, dopo aver girato un pochettino, come ha detto lei, ha iniziato a fare tanta gavetta, no? Perché quello che ho conquistato nella stragrande maggioranza l'ho conquistato sul campo, le categorie superiori, dalla D, dopo 4 anni col Paternò siamo andati in C, poi siamo andati in C1, l'unico campionato che non ho vinto è la C1 per arrivare alla massima serie poi col Catania, quindi abbiamo fatto le esperienze giuste, per la gavetta giusta per arrivare poi magari nel massimo campionato, per cui le esperienze che si fanno nella tua terra hanno veramente un valore immenso, e sono orgoglioso di questo, perché io amo la Sicilia, non l'ho mai nascosto, perché mia moglie è pure di Marsala, le mie figlie, insomma, sono contente di questa mio nuovo incarico, proprio perché ripeto, per un siciliano è il massimo allenare le squadre siciliane, il capoluogo, insomma, è una cosa molto bella, e perciò le responsabilità sono maggiori. Oggi il giorno più bello è sempre la presentazione, perché non ci sono partite, non perdiamo, non vinciamo, quindi va tutto bene. Speriamo che nella stragrande maggioranza vada sempre bene, perché ripeto, io come prerogativa ho sempre cercato di arrivare al risultato attraverso il gioco, che come dicevo prima è fondamentale. Spero di riuscirci, perché so che è una piazza che apprezza il bel calcio, per cui cercheremo di trovare gli uomini adatti per farlo. Sì, buonasera, mi dispiace di uscire un po' fuori binario, però ne vorrei approfittare anche alla presenza del direttore Bergamo per alcune domande relative alla situazione societaria, considerando anche che le scadenze incombono. Io volevo sapere da voi se l'atto del 3 maggio di Sporting Network, in cui
viene deliberato e sottoscritto il capitale di 5 milioni, ma non versato perché rimane fermo a 945 mila, è l'ultimo atto di questa società, oppure ce ne sono stati altri, come poi successivamente comunicato, che hanno portato il capitale effettivamente a 5 milioni? Io ho abbassato il microfono perché speravo di non avere domande di questo genere, ma evidentemente non è così. L'azienda sta, come ha già deliberato e come ha comunicato, mettendo in sicurezza evidentemente l'Unione Sportiva Città di Palermo con gli adeguati ripianamenti delle perdite e ricapitalizzazione. Tempi debiti vi daremo le informazioni complete, le abbiamo date a chi, alle istituzioni di competenza, comunicheremo anche a voi, però siamo francamente molto tranquilli e molto sereni. Oggi è veramente una bella giornata, lo dico di nuovo, perché comunque abbiamo il nuovo mister, però il lavoro che dobbiamo fare è importante, non è semplice, è importante, ma abbiamo sia i binari da percorrere, sia comunque i professionisti che ci accompagnano. Adesso dobbiamo solo pensare a rimettere la squadra al posto giusto che si merita, e quindi in Serie A. Questo è il nostro obiettivo, con i tempi tecnici, ok? Faccio anche una domanda al direttore Lucchesi a questo punto, perché mi risulta, ma direi che a questo punto è anche conclamato, che lei con il dottor Roberto Lamanna, chiamiamolo consulente, chiamiamolo emissario, ha parlato anche fino a ieri sera, perché comunque era il suo contatto relativo alla trattativa con Iachini, e tra l'altro è un uomo che la proprietà conosce, avendo lavorato con lui per quanto riguarda l'acquisizione di una società genovese, Travel Partners Network. Quindi volevo capire in qualche modo, Travel Partners World, mi perdoni, commercialista genovese, tra l'altro il figlio di... Se me la spiega... Mi dia una prova provata di quello che dice, sono a sua disposizione. Con lei è tutta la stampa. Volevo capire più che altro per quale motivo lo state, tra virgolette, non dico nascondendo, ma comunque state cercando di non... Quello che dovete nascondere. Cioè, noi dobbiamo affermare una verità che non è tale. Il signor Lamanna mi è stato presentato, così come tante altre decine di persone in questi giorni, proponendosi per più e diverse soluzioni. Ho scambiato con lui non più di un quarto d'ora di incontro, non è nessun Mr. X, non ha avuto da noi nessun mandato, né lo avrà. Lei mi cita la Travel Partners World, che è il settore nostro, attività nostra, il turismo, e cosa c'entrerebbe questo signor Lamanna? È stato il commercialista attraverso lo studio, appunto, Lamanna. Ma guardi, è una notizia assolutamente non veritiera, controlli meglio le sue fonti. Noi abbiamo acquistato la Travel Partners World dalla dottoressa Cristina Molinari, socio di maggioranza dell'Accenture. E quindi questo signor Lamanna, prima di una settimana fa, non sapeva neanche chi fosse, come fosse figurativamente rappresentato e quale fosse la sua attività, che ancora non ho capito poi che attività esercita. Ha fatto da intermediario in qualche ma modo, guardi, la trattativa con Iachini. Mi perdoni, intermediario è una parola che nel mio vocabolario, quello giuridico, perché ho anche una modesta laurea in giurisprudenza, l'ho fatta, voglio dire, con le scuole serali, me l'ho conseguita, e quindi è una parola che ha un termine ben preciso. Intermediario presuppone che qualcuno lo nomini a commettere un'attività in nome e per conto. Io non ho nominato né lui né nessun altro, l'unico che ha un mandato conferito per questo ed altro è il nostro direttore generale qui presente. E secondo lei io per parlare con Iachini ho bisogno di uno? Non trovo neanche opportuno. O parlare con altre persone ho bisogno di uno? Sprecare altro tempo su questo argomento. Non capisco proprio, poi vabbè. Andiamo avanti ragazzi, dai. Però scusi, siccome mi piacciono le cose a sorpresa, se approva i documentari esibisca pubblicamente su quello che le sostiene. No, ma l'invito calorosamente, anche fra 10 giorni se vuole, mi porti una prova che esiste una relazione stabile, un incarico conferito da parte del nostro gruppo a signor Lamanna. Provo a essere smentito pubblicamente, lo invito formalmente. Grazie. Andiamo avanti ragazzi, dai. Benvenuto e in bocca al lupo. Torniamo in campo, che forse ci troviamo più a nostro agio, insomma. Tu hai... Conosci il Palermo a memoria praticamente, perché lo hai vissuto anche in questi anni, ne hai visto le caratteristiche, conosci i giocatori, conosci un po' tutto. E dicevi che bisogna ripartire, capisco. Anche l'anno scorso si diceva ripartiamo con un'altra squadra, però i giocatori non sono stati ceduti, perché cedere certi giocatori non è facile, perché oggi il mercato ha certe caratteristiche, eccetera, eccetera. Avete un piano A e un piano B riguardo a una situazione del genere? Oppure, considerando completamente chiuso il ciclo passato, vi affidate per forza di cose a novità importanti e, se il caso, poi vedrete come poter riuscire a sistemare le cose con gli altri giocatori? Perché tu dici cediamo Nestorovski, ho capito, ma non lo puoi regalare.
cediamo tre coschi, per dire, ma anche per lui il discorso è uguale, è così e così via. Sì, ma noi, a parte che già ci sono alcuni giocatori che sono svingolati, quindi in ruoli importanti che stanno andando via, per cui da questo punto di vista è normale che devono essere sostituiti bene, poi vediamo, è normale che se hanno delle richieste e la società ritiene opportuno sostituirle, è chiaro che saranno cederle, saranno sostituite adeguatamente, però in questo momento non possiamo sapere, come ha detto lei, le proposte o le richieste che arrivano per i giocatori, poi si analizzeranno bene le cose, sicuramente questa proprietà ha un budget nella quale dobbiamo cercare di rientrare, ma cercando un buon budget per fare un campionato competitivo, questo è certo, per cui sicuramente se poi alla fine non hanno le richieste giuste e soprattutto non danno il valore giusto ai giocatori, è chiaro che magari rimarranno a Palermo, questo poi lo valuteremo in seguito quando ci saranno le opportunità per farlo, quando inizieranno le trattative. Ti posso integrare, così approfitto la tua domanda e la risposta del mister, così almeno questo è un tema importante perché inizierà adesso il cancan che dura tutta l'estate. Allora, l'idea nostra è quella di girare pagina e di cercare di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, se ci sono dei giocatori funzionali, fino a ieri era nella testa mia, da oggi nella testa di entrambi, che sono funzionali, rientrano nei parametri aziendali, ma che siamo dei matti, li teniamo anche volentieri. Chi vuole i giocatori di Palermo deve bussare, presentarsi, se no li lascia qua, perché noi non è che regaliamo i giocatori agli altri, perché se Dio vuole ce lo possiamo permettere di farlo. Fermo restando che nel calcio di oggi non esistono i calciatori incedibili, come qualche volta sento dire, ma quello è incedibile. Ma se la Juventus vende Probà o vende Dybala, ma possiamo il Palermo fare di meno di Nestorowski, faccio un esempio, piuttosto di altri, a condizione che chi si presenti nel modo giusto. Non nascondiamo, e sappiamo, che ed è uno dei motivi per i quali ci piacerebbe voltare pagina, che tutta una serie di ingaggi negoziati lautamente rispetto alle categorie che erano di Serie A 3-4 anni fa, oggi sono stipendi fuori da ogni grazia di Dio. Sì. Ma sono quelli che hanno permesso al Palermo di arrivare ad oggi e di avere 47 milioni di euro di debiti, perché non è che il Palermo ha fatto debiti perché hanno fatto un tenore di vita che non era paragonato a quelli che erano i ricavi aziendali. Quindi è stato speso tanti soldi, più di quelli che l'azienda produceva. Pertanto il giorno in cui il signor Zamparini ha smesso di pagare si è creato questa voragine, che è una voragine. Quindi oggi dobbiamo lavorare sul piano aziendale per rimettere a posto tutto questo. Per fortuna abbiamo una proprietà e validi professionisti si stanno adoperando per risolvere un problema non facile, anzi vorrei dire molto molto difficile. C'è una componente tecnico-sportiva che, compatibilmente a tutte queste problematiche, cercherà di fare il meglio con grande ambizione, perché l'ambizione, vi sento un po' mosci, l'ambizione ce n'è e ce n'è anche tanta, ma siccome il pallone a me mi è cascato i capelli, a lui gli sono grigiti, e non è che il pallone conta le parole, conta fatti, allora diciamo un po' di meno e cerchiamo di fare di più. Io ho aggiunto, facciamo un punto in meno, ma mettiamo il Palermo in salvezza, evitiamo che per un punto in più ci si rifà un'altra buona e quella è stata fatta qui, perché se per due anni si è speso 70-80 milioni e non si è vinto nulla, perché cominciamo a chiamare le cose con il nome e col cognome, questo non deve più succedere. Allora, se no tutto sto lavoro vuol dire che obiettivamente io per primo non sono capace di fare niente. Allora, quando parlavo di logiche, di strategie, perché avevo bisogno di trovare accanto un allenatore che capisse queste dinamiche, avesse queste nelle corde queste capacità manageriali, io questo andavo girando. Ma mica che avevo bisogno di confrontarmi con Pasquale, o perché avevo da parlare con l'allenatore avevo bisogno di uno e me lo presentava. Con tutto il rispetto, non sono mia dai battita a questo mondo. Avevo bisogno però invece di confrontarmi su queste dinamiche. Dio mio, se c'è da fare un sacrificio, perché questo giocatore guadagna mezzo milione e a noi ci costa un milione, ma ce n'è un altro uguale sul mercato che costa uguale e noi intanto si sanno il Palermo, i suoi dipendenti, i suoi fornitori, tutta la città, tutta che è qui a pigolare, come si direbbe in Toscana, dalle mie parti da mattina a sera, perché c'è gente da anni aspetta. E noi che si deve fare? A un ragazzotto, un patrono di orti di 25 anni si deve dare un milione di stipendio? Ma che stiamo scherzando per davvero? Ho trovato una persona e dice, viste, non ti preoccupare, direttore, non ti preoccupare, vediamo un po', qui ci stiamo un po' più stretti, qui ci stiamo un po' più larghi, puntiamo un po' più su questo giocatore, questo ruolo è più difficile da trovare sul mercato,
Questo è, con la logica, e lo ridico per l'ultima volta, di fare un campionato ambizioso, da protagonisti. Poi ci riesce, un ci riesce. L'importante è che quello che si costruisce, anzi, pardon, quello che facciamo è un mattone sul quale ci mettiamo sopra un altro mattone. Ma l'idea di mettere due mattoni, toglierne tre, rimetterne quattro, toglierne cinque, non solo non risolve i problemi di Palermo, non solo non si vincerà mai nulla, ma soprattutto si aumenterebbe tutti i problemi che già sono tanti. Spero di aver spiegato un concetto che ci accompagnerà nelle prossime chiacchierate con tutti voi, spesso faccio nelle telefonate individuali che mi fate. Una piccola curiosità, Marino, il tuo curriculum parla chiaro, cioè se uno volesse discutere sulla tua persona anche da un punto di vista umano, insomma, sei stato sempre uno degli allenatori di grandissimo primo piano, di grandissimo spessore. Gli ultimi due anni comunque ti hanno lasciato qualche amarezza, perché in effetti avresti potuto raccogliere qualcosa che hai raccolto soltanto in parte. Cos'è che ti ha consigliato di scegliere Palermo in un momento in cui tu, per esempio, avevi fatto con Spezia una stagione sicuramente di grandissimo spessore, poi non sei riuscito a ottenere il massimo, però non è una cosa semplice. Capisco che tu dici la sicilianità, tutte queste cose, eccetera, ma Palermo è una città veramente difficile, è una città che ti può affascinare, ma che ti può anche portare a non ottenere quelle cose che invece in altre piazze tu, dove avevi seminato, per esempio Spezia, potevi ottenere. Sì, diciamo che qualche delusione per non aver vinto a Frosinone per un gol di differenza nei confronti del gol Verona è stato brutto, diciamo così, perché potevamo arrivare in anno, non ci siamo riusciti. Alla Spezia non è che ho lasciato lo Spezia perché già c'era il Palermo è nato, diciamo così, l'approccio che ho avuto, il primo approccio è stato martedì. E giovedì ci siamo visti, oggi è venerdì, quindi è nato tutto tre giorni fa, per cui io sono stato a casa dopo la fine dei playoff con lo Spezia, non volevo andare via per nessuna ragione al mondo dalla Spezia, perché sono stato trattato in una maniera eccezionale dai tifosi e da tutti, dalla stampa, da tutti, perché si è fatto un buon lavoro, si è valorizzato qualche giocatore importante che l'anno scorso magari facevano la Lega Pro e qualcuno in B non giocava, quindi si è fatto un buon lavoro e per cui volevo continuare. Però poi quando le ultime settimane, quando si comincia a parlare, capisci che non ci sono gli stessi obiettivi, o quantomeno c'è qualche divergenza, io preferisco chiudere prima, che poi magari ci possono essere conseguenze successivamente, quindi ho preferito non rinnovare, sono andato alla Spezia a comunicarlo ed ero libero così di accettare una proposta che mi interessa. È chiaro che più sono le ambizioni più ci sono i rischi, ma i rischi fanno parte del mio lavoro, ecco. Probabilmente a me i rischi, perché ho allenato sia in piazze dove magari sono più tranquillo, ho allenato anche in qualche piazza più fumosa, per cui magari ti danno stimoli maggiori riuscire a far bene in una piazza ambiziosa come quella di Palermo, quindi è giusto che uno si deve giocare le carte, perché se uno ha paura di queste cose è meglio cambiare mestiere, ecco. Quindi uno deve affrontare le difficoltà, si sa che ci sono momenti di esaltazione, ci sono momenti, magari speriamo mai o quantomeno pochi, di depressione, che magari non fai qualche risultato. Però ripeto, io raccontavo prima a qualche mio collaboratore una soddisfazione alla Spezia è stata, ripeto, con le ambizioni diverse rispetto a Palermo, che la curva a un certo punto ha sposto uno striscione che c'era scritto "vi sosteniamo anche se perdiamo". Questo non è per scrivere questo, è perché hanno visto in quella squadra, in quei ragazzi, che ogni partita lottavano fino alla fine per provare a vincerla, quindi sudore, umiltà, voglia di lottare su ogni pallone è stato apprezzato. Io spero di riuscire a fare questo. Poi i risultati, ci può essere un palo, un centimetro, ti può cambiare tutto, però devi cercare di vincere in ogni partita, sia in casa sia fuori, e devi avere l'umiltà, non da una squadra grandissima che quella che deve essere a Palermo, ma avere l'umiltà delle squadre che devono lottare su ogni pallone, perché con la maglia del Palermo non si vincono le partite perché è il Palermo, bisogna
sudarla quella maglia, bisogna dare l'anima per quella maglia, avere un senso di appartenenza a quella maglia, ecco, che ti deve dare, far dare qualcosa in più, e dove non arrivi con magari con le qualità tecniche, deve arrivare col cuore, con altre qualità. Quindi questo è quello che vorrei trasmettere sempre alle squadre che alleno. A volte ci riesco, a volte meno, però l'importante è provarci e dare sempre il massimo, sia io che alleno, sia chi va in campo.